Campus Selva dei Pini. Grigio Storia Pini. Airone contro Virtus. Allo stadio Delio Chimenti. Sinistro giro rete. Nastro. Davvero. Leonardi all'ultimo istante. Una domenica indimenticabile. Ricomincia da dove aveva iniziato l'Atletico Lariano, che nella prima di ritorno espugna il Maniscalco con il minimo sforzo, nonostante un Città di Pomezia tenace e mai arrendevole. Partita lenta e priva di spunti nei minuti iniziali, in cui le squadre si studiano e provano timidamente a farsi avanti, come al settimo con il tiro di Francucci, che Crisafulli tiene senza sforzo. Ci prova ancora da fuori l'Atletico, ma stavolta la battuta di Diego Massimi si spegne di poco fuori. La squadra di Cavola gira bene e pochi minuti dopo si fa ancora minacciosa in area Città di Pomezia. Crisafulli però esce bene, allontanando il pericolo. Gli uomini di Sebastiani si svegliano al minuto 25 con la punizione a giro di Fusco, che crea qualche preoccupazione a Mariani. Salgono di giri i pometini, che protestano a fine frazione per un presunto rigore su un intervento di Mauro Massimi ai danni di Caprioli lanciato a rete. Nel secondo tempo è ancora la squadra di Sebastiani ad attaccare, anche se pronti via, Gianfrancesco sembra non farcela dopo un duro scontro. Nulla di grave per l'attaccante pometino, che rientra in campo subito dopo. Il Lariano non sta a guardare e dopo aver rialzato il baricentro passa al quarto d'ora. Punizione da centrocampo con Noce che controlla di testa e prova l'acrobazia. La palla colpisce la traversa e da due passi Raponi deposita la sfera in rete. La reazione del Città di Pomezia è immediata, con Fusco che libera il destro da distanza siderale. Traversa per lui e pallone che dopo aver sfiorato Mariani viene allontanato dalla difesa. Tanta sfortuna per i pometini che qualche minuto dopo devono rinunciare anche a Metani, espulso dal direttore di gara per proteste. L'arbitro si lascia sfuggire la partita di mano e, complice qualche intervento al limite, il nervosismo sale. Infatti, dopo un acceso parapiglia in mezzo al campo, il signor Ariello di Latina manda sotto la doccia Fusco e il neoentrato Basile. Nel finale i padroni di casa ci provano in tutti i modi, ma la difesa dell'Ariano tiene e con il triplice fischio Cavola può festeggiare tre punti importanti che rilanciano il suo Lariano. Non dà seguito invece alla vittoria di settimana scorsa Sebastiani, ora atteso alla proibitiva trasferta di Frascati. È stata una partita dura, combattuta su ogni pallone. Abbiamo dimostrato comunque uno spirito coeso. Cercheremo di andare avanti su questo spirito per la possibilità di fare più punti fino alla fine del campionato, diciamo. Il nostro obiettivo, diciamo, all'inizio del campionato erano altri, però adesso ci troviamo in questa situazione e lotteremo fino alla fine, insomma. Allora, alla luce di questa partita, come giudichi il risultato? Beh, con amarezza, perché comunque alla fine è stata una partita piuttosto equilibrata, poche occasioni, loro l'hanno sfruttata meglio di noi e quindi alla fine hanno vinto. Secondo me era più giusto un pareggio, però purtroppo il calcio è fatto così, la palla è rotonda e chi è più cattivo a buttarla dentro vince alla fine.